Siamo con Emilio e Simone, voi giocate a basket da piccolissimi, da quando avevate 5 anni, avete iniziato a 5 anni, quindi veramente piccolissimi, adesso avete 14 anni, sono 8 anni che praticate questa attività. Perché avete scelto il basket? È uno sport pieno di emozioni e sin da piccolino mi sono appassionato vedendo video su YouTube. È uno sport completo che ti fa crescere sia mentalmente che fisicamente e quindi è completo, quindi è bello proprio per questo, anche per i compagni che abbiamo, bello per tutto. Da un paio di anni insomma non mancate a questo appuntamento qui al parco per questo torneo di street basket, un momento importante anche di condivisione perché avete modo di conoscere tanti atleti anche provenienti da fuori regione. Sì, io partecipo a questo torneo da circa 3 anni ed è sempre stato bellissimo, pieno di gare, di giochi. Ho conosciuto anche molti compagni nuovi. Qual è la difficoltà di questo torneo? Affrontare squadre anche provenienti da altre città. È stato però molto bello. Questo torneo poi è anche un bel momento di festa perché ci sono ragazzi della vostra età, degli amici che voi ritrovate in qualche modo anno dopo anno. Sono molti anni che veniamo qui e conosciamo gente nuova che viene magari dalla Calabria e che conosciamo giocando, facendo lo sport che ci piace più al mondo e siamo contenti per questo. Chiara, allora anche tu, giovanissima atleta che partecipa a questo torneo, come è andato? Ti senti soddisfatta della tua prestazione qui, su questo campo? Sì, certo, però si può fare sempre di meglio, l'importante è divertirsi in questo torneo e conoscere tutti gli altri che partecipano, che si può sempre fare una nuova amicizia per stare insieme in compagnia. E tu ti sei divertita durante questo torneo? Certo, sì. Comunque lo facciamo da 3 anni già, quindi più o meno le persone abbiamo legato con gli altri, con i maschi, con i più piccoli anche, quindi divertirsi è sempre la cosa più bella con gli altri. Tu sei tra le più grandi di questo torneo o ci sono ragazze più grandi di te? No, ci sono ragazze più grandi di me, tipo le 2009 come Carla, la ragazza di prima, e Mia, però comunque siamo abbastanza grandi noi. Tornei come questi sono un momento non solo per allenarsi, ma sono poi giornate di grande festa perché oltre ai tanti ragazzi che partecipano al torneo ci sono le famiglie, ci sono tanti organizzatori e anche tanti appassionati che poi arrivano in questo meraviglioso parco per vedervi giocare, quindi è una festa a tutti gli effetti. Sì, certo, ogni anno viene qualcuno di nuovo, quindi noi siamo felici perché allarghiamo il nostro gruppo, le ragazze principalmente siamo a volte molto poche, quindi vedere aggiungere persone è molto bello per far crescere la nostra società, che sennò poi arriva un certo momento che purtroppo non ci sarà più ovviamente.